Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti, signori miei, episodio, non so che numero siamo arrivati di episodio perché comunque li sto registrando un po' a seguire, un po' a saltare, quindi mi sono un attimo confuso, però che io non ricordi male, in classifica siamo messi completamente male, siamo decimi prendi a 36 punti, però ricordiamo che è la nostra prima stagione in Championship, quindi già arrivare a metà classifica senza retrocedere già è tanta roba, comunque la squadra sta crescendo bene. Detto questo, signori miei, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questo canale. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook. E se volete supportare il canale con delle piccole donazioni, potete farlo con il link che trovate in descrizione. Detto questo, signori, partiamo con il video. Ok, signori miei, allora c'è Naka che vuole giocare, quindi andiamogli a dire che c'è la sua occasione praticamente, che ci penseremo e andiamolo a mettere titolare, perché se non mi si arrabbia Naka ci fa un colpo con la sua spada e ammazza tutti quanti nello spogliatoio. Allora, infatti Morris tra l'altro è pure stanco, quindi gioca Naka, Kuruma deve giocare perché se non ricordo male è rotto. Allora, Harwood intanto è rotto, quindi, infatti Casadei è rotto, quindi fuori Harwood. Salazar lo rimettiamo in panchina e ora rientra, quindi Kuruma titolare, Mariani, Amponsah, fuori Mariani e Reid c'è, sì, Nicholson va bene, fuori Mitchell dentro Watanabe, Lima fuori Hamilton dentro Salazar e Drollo titolare perché avremo Abreu, ma Abreu è inguardabile. In panchina ci portiamo Alvarez, Dudu, Casadei è rotto, beh, Mitchell, va bene, niente, ci portiamo questi che abbiamo, raga. Sperando che riusciamo a fare un buon risultato, perché se non sbaglio l'Hull City è sopra di noi in classifica, quindi battere l'Hull City significherebbe riuscire a accorciare, infatti a 37 noi siamo a 36, battere l'Hull City sarebbe un bel passo avanti. Domenica 25 dicembre, stiamo giocando a Natale, raga, ma dai, ma non si può giocare a Natale. Loro vengono da una sconfitta, vediamo se riusciamo a ottenere un bel regaletto per Natale, che ci famo? Pareggiamo 1-1, la riprendiamo noi al 73esimo con Mariani. Sono entrati Mariani ed Esposito per Nicholson e Kuruma. Salazar ammonito e anche Claudio ammonito. Naka ha voluto la sua opportunità di giocare per scendere in campo e non ha fatto assolutamente una cippa di nulla. Va bene così, va bene così. Allora, noi siamo il 25 dicembre, quindi questo video potremmo farlo arrivare magari a primi di gennaio. Allora, Naka mi ringrazia per averlo fatto giocare, va bene Naka, sono contento che tu sei contento di aver giocato, mi aspettavo un gol da parte tua, però va bene lo stesso. Allora, raga, io direi facciamo un ultimo allenamento per questi di qua, dopodiché mettiamo ad allenare anche quelli nostri, i titolari, signori, perché se non crescono i titolari, noi l'anno prossimo in Premier non ci andiamo nemmeno se preghiamo gli arbitri praticamente, quindi facciamo allenare un altro poco loro. Facciamo questo turno e un altro magari. Intanto abbiamo la prossima partita contro il Burnley. Contro il Burnley. Barbie, contro la Barbie. Contro il Burnley. Offerta per la nazionale non ci interessa. Andiamo a leggere così si leva sto pallino di qua. E andiamo un attimino in rosa. Allora, signori miei. Claudio. Allora, diamo una chance a Peter Pan, signori miei. Diamo una chance a Peter Pan. Morris torna qui. Kuruma la gioca, Reid fuori per Mariani, va bene. Amponsah, raga, rischiamo, facciamo giocare Alvarez. Fuori Nicholson, dentro Esposito, è più stanco di lui, non so che cosa. Salazar, leviamo Salazar, mettiamo. Che mettiamo? Harwood è rotto, noi giochiamo con Salazar e Lima. Drollo, facciamo giocare a Bru, signori miei. Diamo, lo so, sto rischiando la sconfitta pesante, lo so, però devo fare un attimo di turnover, raga. E devo anche far giocare gli altri, i giovani, se no non avremo dei sostituti da poter portarci nelle prossime partite. Contro il Barnsley in casa, loro vengono una sconfitta contro il Queen Park Rangers. Che ce famo noi? Guarda, mi basterebbe anche il pareggio già sarebbe tanta roba. Pareggio, va bene. Gol di Morris, l'hanno pareggiato loro sul rigore con Woodruff. E va bene, tra l'altro gli si è rotto da noi, è uscito Kuruma per Raid, va bene, però abbiamo dato una partita a tanti a qualche giovane, così che ha visto almeno il campo come è fatto. Abbiamo un giovane che vuole andare via. Chi sei? German bello, German mio, perché te ne vuoi andare? Non stai bene? Qualcuno ti trattano male, ti fanno del nonnismo, perché bello te ne vuoi andare? Dove sta bello?
Bello, bello, bello. German bello, attaccante destro. Te ne puoi andare, zio. Tanto io con gli attaccanti destri non ci giocherò né ora né mai. Io avevo visto l'attaccante, lui, Gian Marcos. Questo è un altro che va allenato tanto, raga. Questo è un altro che va allenato tanto. Potremmo anche, sapete che potremmo fare? Questo lo potremmo portare e vedere di darlo in prestito. Secondo voi cresce? No, lasciamolo lì. Fino a quando non si lamenta che se ne vuole andare, lasciamolo lì, raga. Nel momento in cui si lamenterà che se ne vuole andare, ce lo portiamo e vediamo di eventualmente darlo in prestito. Allora, offerta ritirata, va bene, bello, l'abbiamo mandato via noi direttamente. Qui si ragiona così, raga, se ti lamenti te ne vai, no? I gamberetti sono così, non guardano in faccia a nessuno. FA Cup, ma una cosa, una domanda, ma noi che obiettivi abbiamo in tutto questo? Allora, termina la stagione con un margine di guadagno di 20.000, non ci riusciremo mai. E termina a metà classifica. Se non fai giocare il 50% delle partite della stagione successiva, almeno un giovane del vivaio acquistato durante la prima stagione entro 2 stagioni. Questo ho perso completamente il controllo, raga. Non so se l'abbiamo fatto. Non è la più pallida idea se c'è stato qualcuno che stiamo schierando in campo in questa situazione. Aumenta il numero degli abbonati di almeno il 10% della capienza dello stadio entro 3 stagioni. E fino abbiamo fatto il 0%, perfetto. Raggiungendo il sedicesimo finale, metà classifica e 20.000, siamo a 68%, non ci riusciremo mai, raga. Dovremmo vendere qualcuno, ma non ho intenzione di vendere nessuno. Allora, portiamoci i nostri titolarissimi, signori. Qui andiamo a mettere Claudio, Kuruma ancora titolare, Mariani fuori per Reid che è incavolatissimo ed è stanchissimo, quindi boh, dov'è Amponsà? Se sono fregati a Amponsà, signori miei. Dove sta Amponsà? Amponsà, amico mio, perché non vuoi giocare? Vieni qua. Titolare. Nicholson, Watanabe, questi giocano loro. E a posto di Brollo torna Drollo. A posto di Bru torna Drew. C'è qualcuno che si sta lamentando? No, va bene così. Hamilton però lo mettiamo fuori. Facciamo tutto per ci portiamo. No, Harwood è più stanco di Hamilton. Ci portiamo Hamilton. Va bene, un po' di confusione, signori, però ci riusciamo. Andiamoci a giocare questa partita di coppa. Che è arrivato a un certo punto, non so quanto valga, quanto sia interessante, però ci andiamo a giocare la partita con l'Oxford. Non so se sono i sedicesimi, signori miei, non so che turno siamo. Loro hanno vinto contro il Wimbledon. Che ci facciamo noi? Vinciamo 2-0. Buono, gol di Kuruma, grande il mio Kuruma, bravo amico mio. Kuruma, il piccolo Kuruma, trova il gol in coppa. E Claudio, 2-0, è uscito il Reid per Esposito, va bene. Va bene così, signori miei, avremmo potuto far giocare Naga. Avremmo potuto fare giocare Naga che sicuramente si lamenterà come un bimbo che gli hanno levato il ciuccio, però va bene. Dai così, non so se abbiamo superato i sedicesimi di finale. Allora, facciamo un altro turno di allenamento per questi qua. Così vediamo. Abbiamo perso chi? Abreu, Esposito, Peter Pan e Kuruma. Abbiamo perso qualcuno, non so chi. Però noi rimettiamo, allora, iniziamo a rimettere Morris, signori miei. Così i nostri scenario offensivo, passaggio, tiro, penalizzazione e posizione. Ok. Così iniziamo a portare in alto anche loro. Peter Pan diventa 67. Se no noi, raga, non riusciamo a ottenere, a avere giocatori pronti per arrivare ai playoff l'anno prossimo. Allora, andiamoci a leggere tutte le mail che sono arrivate. Resoconto, infortunio allenamento, Salazar, 3 settimane di stop. Salazar mio, mamma mia. Nicky, che ci ha portato Nicky dall'Arabia Saudita? Al-Sharani, 72-94. Non sembri male, ti continuo a osservare, anche perché mi sa che sarei un esterno d'attacco. El Mutanda? El Mutanda no. El Mutanda aveva un gran nome, ma non va bene. Barik? Baranik, 70-94, ti continuiamo a osservare. Anvrar, 67-91, no. Hossein, 54-74, no. Al-Jur 56-76, no, teniamo loro due che comunque hanno un buon overall, un buon overall, poi vediamo. Poi abbiamo Bell che dal Messico ci porta Miranda 74-92 di 15 anni, non sei male ragazzo mio, ti continuiamo a osservare. Campos 70-94, ti continuiamo a osservare. Sandoval no, non ci piace. Cortés non ci piace. Campos non ci piace e poi abbiamo Carvajal che non ci piace. Teniamo questi due raga che non sembrano malaccio, non sembrano malaccio. Li continuiamo a osservare. E infine abbiamo Morris che dal Portogallo ci porta Dominguez 71-91, no. Miralles 73, no. Aldair, mamma mia, un nome, una storia, no. 89, no. Barros 92 no, anche perché i portieri non ce ne servono. E Vaz no. Niente, dal Portogallo non abbiamo trovato il nuovo Cristiano Ronaldo.
Giocatore ristabilito Casadei è tornato. Informazioni sul mercato. Va bene, ok. Andiamo un passo avanti, signori miei. Arriviamo al 2 di gennaio, dopodiché ci fermiamo. E poi il prossimo video vedremo un attimino anche di capire come muoverci col mercato, come muoverci con infortuni all'allenamento per Salazar, me l'avevi già detto, porca di una miseria. Siamo fermi qua. Ok ragazzoli, detto questo io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!